Ciao a tutti amici, bentornati in questo nuovo video del canale GDA Channel One. Bene, amici, oggi abbiamo due aiutanti per fare questo nuovo video che andiamo a realizzare oggi. Alessandra, cosa ho preparato oggi? Anzi, cosa devo preparare oggi? Come non lo sai? Oggi effettivamente sarà l'altro aiutante che mi aiuterà a realizzare il lavoro che andiamo a preparare oggi. Bene, Alessandro, in questo momento cosa hai fatto? Io mi sono appena svegliata. Oh, che bello, mi fa molto piacere. Ok, amici, a parte tutto, oggi avevo veramente intenzione di farmi aiutare da tutti e due i miei giovani baldi, che anche loro piano piano si avvicinano e apprendono tutte le tecniche del fai da te, e quindi insomma mi sembrava una bella idea per andare a mettere un po' tutti i tasselli in ordine. Come sempre, amici, vi invitiamo ad andare a visitare tutti i social dove vado a postare, dove lei dovrebbe aiutarmi ad andare a postare tutte le foto, i video, soprattutto su TikTok, che ormai è un po' che non lo stiamo facendo. Comunque troverete in descrizione tutti i link per poter andare a visitare tutte le cose che andiamo a preparare durante la settimana. Come sempre vi invito ad andare a visitare la pagina GDA Greenhouse su Facebook, dove proprio dove andiamo a mettere le foto dei lavori che andiamo proprio ad eseguire, insomma, lavori, cose un po' più professionali. Buona visione. Ok Andrea, allora quali sono i film che ti piace guardare alla sera quando ci mettiamo davanti alla TV? Transformers. Bumblebee, poi Men in Black ci è piaciuto tanto, vero? Davvero, tanto. Anche Ritorno al Futuro è stato carino. Te lo ricordi? E poi ne abbiamo visti anche altri, cartoni animati. Non te lo ricordo. Ok Andrea, allora, quando noi andiamo a mettere i film sulla TV, però abbiamo un problema. E qual è il nostro problema? È che non sappiamo dove metterli. Dove mettere cosa? Dove Il tablet. mettere il tablet. E quindi dovremo trovare una cosa, una soluzione per andare a appoggiare il nostro tablet per quando guardiamo i film. Ok? Giusto? Allora facciamoci venire un'idea. Conta fino a 3. 1, 2, 3. E ci è venuta l'idea. Ok Andrea, allora, cosa siamo andati a prendere qua per iniziare il nostro lavoro? Scarti diversi, di legno, certo, che siamo andati un po' a recuperare. Un po' a recuperare. Va bene, dai. Ok, Andrea, allora andiamo a fare subito il primo passaggio. Il primo passaggio, amici, è la base. Cominciamo dalla base, una base che sia resistente, che possa quindi andare a tenere su tutta la nostra struttura. Quindi di questi vitaggi che siamo praticamente andati a prendere, andremo a cercare, insomma, il pezzo un po' migliore. Ok? Tanto che il mio aiutante ha trovato un impiego, no? E abbiamo costruito un piccolo percorso stradale, piccolo, insomma, abbastanza lungo, noi andiamo a continuare il nostro lavoro. Diciamo che cerco di mettere i miei figli a cercare di passare anche loro la mia passione, però in questo caso è ancora un po' piccolo e quindi faccio un po' fatica. Va bene, amici, continuiamo il nostro lavoro. Ok, allora, sono andato a prendere questo listello. Non so di che cosa sia, qui è tra l'altro anche un po' rotto, ma non fa niente, non fa niente. Dai, andiamo a utilizzare questo listello che mi sembra comunque robusto e quindi, insomma, potrà tranquillamente tenere su tutta la struttura. Come dicevo, partiamo da questo listello. Allora, io lo vado a fare per una lunghezza di 50 centimetri. 50 centimetri, voglio farlo bello grande perché ho un'idea da mettere in aggiunta. Quindi,
preferisco farlo un po' più grande piuttosto che una cosa piccola da da dover andare a contenere sulle misure. E questo, amici, è il primo passaggio che sono andato ad effettuare, un ristello di lunghezza circa da 50 e di larghezza, in questo caso era già così, io l'ho tenuto da 22,5. Secondo passaggio, un travetto, ho preso un travetto perché deve essere una cosa abbastanza robusta e quindi conviene prendere una cosa un po' più grande. Non è molto bello questo travetto, a dire la verità, quindi io non so se riuscirò ad usarlo tutto, adesso vediamo. Allora, amici, come secondo passaggio misuriamo nel nostro divano il poggiolo, praticamente l'altezza del nostro poggiolo, ok? Da questa misura, che nel mio caso è alto 58, quindi andrò a fare alto 57, andrò a fare una struttura alta 58 cm. Quindi andrò a fare due travetti da 58 meno i 2 cm di questo qui e i 2 cm di quello sopra, quindi diventa nel mio caso 54 cm. Ed ecco, amici, per darvi un'idea, un concetto, insomma, di quello che vorrei andare a realizzare. Allora, amici, qui tra l'altro ho lasciato un po' di spazio perché poi andremo a dare una sorta di equilibratura a tutta la nostra struttura, no? Dobbiamo fare in modo di renderla robusta, perché è un lavoro abbastanza semplice, no? Effettivamente questo come lavoro non è particolarmente difficile, però qui il problema sarà quando noi andiamo a metterla in posizione. Questa struttura dovrà essere robusta per tenere il peso qua sopra, qua in alto. Qui in alto sarà sospeso e noi andremo a mettere del peso, e quindi dobbiamo trovare una soluzione per fare in modo, ovviamente sempre con quello che abbiamo, perché noi come sempre facciamo i lavori con quello che abbiamo a disposizione, e trovare il modo che questa struttura, insomma, rimanga stabile. E questo, amici, è l'ultimo pezzo che ci serve per montare poi solo la struttura, perché poi possiamo andare a fare una sorta di abbellimenti che poi vedremo in seguito. Bene, amici, allora io adesso vado a dare una bella levigata a tutto, ok, e vado a montarlo, così andiamo a controllare, a verificare se ha già una certa stabilità. Ok, amici, allora per fare qualcosa di diverso, cioè invece piuttosto che fare il solito attacco con il legno dove poi andiamo a mettere dentro i nostri telecomandi, avevo in casa questo cestino che, a dire la verità, non sapevo proprio dove andarlo a mettere, e mi è venuta l'idea che all'occorrenza lo potrei fissare in questo punto, quindi andrei comunque anche a riciclare un qualcosa che avevo in casa e che non sapevo dove andarlo a posizionare, e quindi, insomma, vado a unire l'utile al dilettevole su quello che sto andando a realizzare. Ok, Andrea, come ti trovi? Bene, sei comodo? E se per caso vogliamo togliere questa rovina qui e voi guardate un giornaletto, tira fuori tutte e due le braccia, dai. Ecco, se per caso vuoi guardare un giornaletto, come ti trovi? Sei comodo? Sì. Prova ad aprire le pagine, ti trovi a tuo agio? Sì. Ok, ottimo. Ma, amici, non è solo questo l'uso che possiamo andare a fare. Ok, amici, come vedete siamo andati a cambiargli la posizione per andare a fare un altro tipo di utilizzo, sempre con lo stesso oggetto. Alessandra, raccontami un po', come ti stai trovando? Bene. Sei comoda? Sì. Ok, quindi anche questo passaggio, amici, con questa lavorazione che siamo andati a fare, cercando di fare una struttura, come dicevo prima, solida e stabile, con il ripiano un po' più lungo, stiamo dando veramente a questo oggetto varie utilità.
ma c'è un ultimo passaggio da andare a vedere. Ok amici, e come passaggio finale un attimo di relax anche per me. Quindi con un piccolo supporto che andiamo a mettere sotto per andare un po' a rialzare la nostra struttura, che poi l'ho rialzata di 10 cm, possiamo davvero crearci anche per un nostro piccolo spazio di una buona lettura, di un buon libro, oppure comunque un tablet o qualsiasi cosa si voglia, possiamo andare a creare anche questo passaggio. Bene amici, se il contenuto del video è stato di vostro gradimento, spolliciatelo in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!